ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Era il 1973 quando veniva istituita la Caritas diocesana e la data del 2 luglio fu scelta dal vescovo Marcello Morgante non in maniera casuale. Esattamente 2 anni prima, nel 1971, nella stessa data del 2 luglio, i vescovi italiani davano vita alla Caritas nazionale. E per festeggiare i 50 anni, venerdì si svolgerà l'iniziativa La Carità dà un senso alla storia, presso la chiesa dei Santi Simone e Giuda di Monticelli. L'incontro è rivolto a tutta la comunità diocesana, ai gruppi, ai movimenti e alle associazioni e realtà del mondo del volontariato che fanno della solidarietà un'occasione di impegno personale e associativo. È un grande traguardo perché è indice di una storia che non ha avuto interruzioni, ma è soprattutto un grande momento per pensare il futuro, a maggior ragione in questo tempo che si è fatto ancora più complesso, complicato. Quindi alla riscoperta del ruolo della Caritas significa dare seguito anche alla ricerca dei bisogni, alla presenza della Chiesa sul territorio. Durante la serata verranno spezzati i 3 pani, il pane della parola, il pane dell'Eucaristia e il pane della carità, per alimentare il cammino sinodale della Chiesa diocesana nelle sue espressioni molteplici di carità. Quanto più si migliora la comunicazione, tanto più si è capaci di essere coinvolgenti nel senso di dare l'opportunità a tutti all'interno della comunità di essere vivi e presenti laddove c'è bisogno, non dimenticando, anzi proprio per favorire e valorizzare la dimensione della carità che è uno dei 3 elementi che costituiscono la missione della Chiesa, la presenza della Chiesa, insieme all'ascolto della parola, insieme alla celebrazione dei sacramenti, c'è il servizio della carità che realizza l'essere Chiesa.